Mister, partita giocata bene per un tempo, poi il Trastevere la prima occasione buona, su una nostra disattenzione l'ha sfruttata nel miglior dei modi. Questo forse è quello che si è detto anche la scorsa settimana, non bisogna concedere molto agli avversari, non bisogna sprecare perché alla fine la dura legge del gol vale, e come se vale. Purtroppo è così, cioè, noi abbiamo concesso tantissimo, cioè, anzi, noi abbiamo concesso qualcosa in più verso la fine della partita, cioè, quando ormai eravamo sbilanciati, ma nel primo tempo nulla credo, cioè, a parte il gol annullato. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto, cioè, dopo il gol, noi abbiamo subito gol dopo aver fatto un'azione importante, poi dopo è stata una partita molto spezzettata, fallosa, tesa, nervosa e ci siamo un po' fatti prendere da questo clima. Ecco, quindi questa è la cosa che è stato l'errore che abbiamo commesso oggi, in particolare al secondo tempo. Ecco, partita che può valere anche da lezione forse per capire dove non si deve sbagliare contro squadre di una certa caratura, perché comunque il Trastevere ha dimostrato di stare al primo posto perché ha sfruttato anche la prima e forse l'unica occasione vera e propria che si è creata. Sì, è così, però purtroppo gli errori capitano in partita, a volte fai gli errori e non subisci gol. Oggi abbiamo commesso un errore e abbiamo pagato molto caramente. Insomma, non ci resta che ricominciare da capo con grande determinazione e grande applicazione. Ecco, forse è stata persa la battaglia, non la guerra. Si ricomincia da domenica. Sì, Il campionato è ancora lungo. molto lungo, quindi ricominceremo da domenica senz'altro. Grazie.